Lungax partecipa a Sanremo 2023, anni fa scriveva uno stronzo troppo grosso per quella latrina. Pungente, sottile ed esplicito i Lungax nei confronti di Sanremo dal 2010 a oggi. Abbiamo imparato a conoscerlo nel tempo e abbiamo scoperto però che il frontman degli Articolo 31. Il duo formato con DJ Yad, ha sempre ceduto alla tentazione di buttarsi in ciò che criticava. Nei primi anni 2000 con la nuova stella del pop denigrava i talent show e Saranno Famosi. Un decennio dopo lo abbiamo visto spopolare prima come coach a The Voice, poi ad Amici. Aveva detto, mai più con Yad, poi è arrivata la reunione in occasione dei 25 anni di carriera. Lo stesso si era detto di Fedez dopo il loro litigio, li abbiamo visti insieme su un palco per un concerto organizzato da loro in Piazza Duomo a Milano meno di un anno fa. Oggi calca con il suo, di nuovo, socio DJ Yad il palco del tanto odiato Sanremo e lo fa come Articolo 31. I due membri del gruppo porteranno all'aristo la loro storia, ripercorrono i loro litigi e l'esperienza della riconciliazione e lo racconteranno in una canzone intitolata Un bel viaggio che anticiperà l'uscita di un disco e un tour. Intanto però ripercorriamo gli step in cui, sui social e durante le trasmissioni televisive. I Lungax ha espresso leggero disprezzo nei confronti del Festival della Canzone Italiana. Era il 2010 e correvano le voci di una presunta partecipazione di I Lungax a Sanremo. In quell'occasione il cantante diffuse un comunicato in cui esprimeva tutto il suo disprezzo per il festival. Per evitare malintesi storici, scrisse io I Lungax affermo che 1. Sono convinto che negli ultimi 20 anni ogni fenomeno musicale di rilevanza storica in Italia si sia sviluppato come reazione a Sanremo, minuscolo dovuto. 2. Non andrò mai a cantare su quel palco, a meno che non mi paghino più del presentatore. In tal caso prometto di usare quei soldi per comprare spazi pubblicitari giganteschi in tutte le città d'Italia e di esporvi una gigantografia di una mia cagata alcolica sul palco dell'Ariston, scatto, Oliviero Toscani. 3. Odio che qualcuno possa aver pensato, anche solo per un minuto, che io avessi potuto arricchire coi miei sputi quell'obbrobrio. Quel cimitero di note che rappresenta quello contro cui ho combattuto tutta la mia fottuta vita. Quel polpettone di merda, tette e tangenti ritrae così dettagliatamente bene la nostra sottocultura dominante da sagra di paese. Io faccio orgogliosamente parte dell'altra Italia, a me quella roba fa schifo, annoia e insulta la mia intelligenza. 4. Io raduno più spettatori e vendo più dischi del 90% dei cantanti del festival. Questo è un dato di fatto, ma facciamo finta che non sia così, cioè diventiamo redattori musicali del giornale quotidiano medio. Andatevi a vedere i miei video live, guardatevi Rap Roll, Anni e Mari, quelle non sono delle cazzo di comparse, quella è la mia gente. Sono i miei ragazzi. Guardateli bene, guardate l'espressione che hanno negli occhi. Andate sul mio forum, leggete le discussioni su giustizia, etica, politica e filosofia, guardate quanto sono belli e morite di invidia. E poi accendete la TV e guardate Sanremo. Guardate la prima fila, quel pubblico imbalsamato di panzoni viscidi e puttane di regime sfigurate dal chirurgo. I nostri politici che applaudono impuniti, e sudati. Osservate la platea impagliata come fagiani. Le vecchie col visone marrone e la tinta Mogano venuta male fuori dal teatro, se non piove. Tutti indossano la loro cazzo di alta uniforme, finanzieri e fidanzate segrete. Anche se fossi a suonare nelle birrerie con 50 persone di fronte, non baratterei mai uno dei miei fan con un milione di quegli zombie che guardano Senior. 5. Sono uno stronzo troppo grosso per quella latrina. Di questo post è rimasto solo l'inizio, dove l'artista si chiede come la bufala della sua partecipazione a Sanremo sia finita online. Il resto è stato diffuso sui social da alcuni fan che hanno conservato, come un cimelio, quella testimonianza di ribrezzo scritta 13 anni fa e firmata I Lungax. I Lungax ha smentito diverse volte le voci sulla possibilità di una sua partecipazione al festival. La seconda volta fu nel 2016 quando si limitò a un semplice commento su Twitter che recitava bufala. Proprio su quel social, negli anni ha manifestato intolleranza nei confronti del Festival della Canzone Italiana.
La prima volta risale al 2012 quando nel mese di gennaio scrisse: propongo il primo gioco Beax, nominate cose che tutti amano e che a voi fanno venire la paranoia. Comincio io con il calcio e Sanremo. Ancora, nello stesso anno, pure qui bisogna parlare di Sanremo? No dai. Non dovevamo essere nel futuro? Che palle è! Poi taggando Paola Turci e Fedez, ma veramente non fanno servizio pubblico per Sanremo. Ancora, in riferimento a un comico di Celig, Sgrilli spacca, sta dissestando Sanremo, lobo pure lui. Ha avuto un momento in cui ha promosso il festival, ma solo perché c'era in gara un artista che faceva parte dell'etichetta che creò con Fedez. Neutopia. Si tratta di Lorenzo Fragola che nel 2015 partecipò a Sanremo con Siamo Uguali. Nemmeno questo però è bastato. Sia The Voice che nel programma di Mischelleons che Alto Getter Noti Lungax ha continuato a sorprendere il pubblico con battutine pungenti nei confronti di Sanremo. Tra queste, la più gettonata è stata una che farebbe alzare la prima fila di Sanremo, dove di solito serve il Chalice.